È giusto utilizzare delle pitture termoriflettenti quando ho un problema di muffa sui muri freddi? Sì, e ti spiego perché. Ciao, sono Giuseppe l'Acchiappamuffa e oggi con un semplice esempio ti spiegherò come funzionano queste benedette pitture termoriflettenti o termiche, come qualcuno le chiama, o anticondensa, termoisolanti. Ci sono mille nomenclature. Quello che interessa è che esistono da una vita sul mercato dei materiali che sembrano delle normali vernici, sono un pochino più ruvide, si fa un po' più fatica a stenderle perché al loro interno, tra le tante cose, ci sono delle piccolissime microsfere, particelle, chiamatele come preferite, di vetro o di ceramica. Immaginate se potessimo sbriciolare il vetro in tante piccolissime palline microscopiche forate dentro dove passa l'aria, la stessa cosa anche per la ceramica, a che scopo? Per ottenere il cosiddetto effetto thermos. Quindi è facile spiegarlo con la tazzina di ceramica, se verso un caffè caldo qui dentro, prendo la mia tazzina, non mi scotto, perché tutto sommato la ceramica è un materiale che si presta per fare il cosiddetto effetto thermos. Ma andando oltre questo esempio che ci permette di capire che cosa c'è dentro, ma visivamente non ci accorgiamo di nulla. L'obiettivo di questi prodotti, a seconda di quanto spendete, quindi il prodotto che costa meno avrà evidentemente un potere anticondensa inferiore rispetto a un prodotto più costoso, è quello di creare una sorta di schermatura sulla parete in modo tale che quando il calore va a infrangersi sopra, rispetto adesso che trovo una parete fredda e si disperde, trovo una sorta di scudo che riflette e quindi il famoso effetto termoriflettente sta proprio in questo. Anzi, vi dirò di più, se fate un lavoro fatto bene con la giusta analisi tecnica, e schermate tutta la stanza, pareti e soffitti, ottenete davvero il cosiddetto effetto thermos, cioè la riduzione della dispersione del calore. Complicato come concetto, ragazzi, però vi basti sapere che se vi trovate in situazioni molto complicate di muffa che non si riesce a risolvere, potreste valutare questi prodotti, ma vi do un consiglio: non comprate le pitture termoriflettenti perché ne avete sentito dire in un video e andate a leggere la scheda tecnica e dice: ma sì, proviamoci. Perché se non avete fatto prima un trattamento idoneo di sotto per eliminare le muffe e le sue spore, se non avete cambiato modo di vivere e gestite meglio il tasso di umidità, non riempite le pareti di scatoloni perché non avete spazio, la pittura termoriflettente non vi serve a nulla. Ecco perché quando i nostri clienti ci chiedono il nostro trattamento, prima di parlare di soldi, di acquistare i prodotti, facciamo delle lunghe chiacchierate per conoscerci meglio e per capire quali sono i punti deboli di questa famiglia nel gestire la casa. Aprono poco, hanno delle pessime abitudini in bagno, i figli adolescenti non aprono mai, scaldano male, tutto spento tranne la sera. Ecco, questi sono tutti elementi che a noi interessano sapere perché altrimenti qualunque pittura termoriflettente piazzata così per fiducia non funzionerà. Quindi state attenti, il prodotto è meraviglioso, è come se avete una Ferrari in mano, ma dovete anche saperla guidare e soprattutto inserirla in un contesto adeguato. Se non controllate il tasso di umidità, non arieggiate e non lasciate gli angoli a respirare, non vi servirà nulla. Se avete avuto delle buone esperienze con le vernici termoriflettenti, scrivetemelo qui sotto. Se state ancora combattendo contro la muffa e non avete trovato una soluzione, scrivetemelo altrettanto qui sotto. E se avete bisogno di un aiutino, cliccate sul link in bio per mandarci qualche foto del vostro problema tramite WhatsApp e il mio staff vi accoglierà e vi darà un consiglio. Ciao da Giuseppe e basta muffa!